oggi qui a Beirut vuole innanzitutto confermare la storica amicizia e la vicinanza dell'Italia al Libano, al popolo libanese, soprattutto in questo difficile momento nazionale a seguito della tragica esplosione del 4 agosto. Quindi esprimo il sincero cordoglio del governo italiano, ma non solo di tutta la comunità nazionale italiana, a tutto il popolo libanese per un evento che ha scosso anche tutta la comunità internazionale. C'è una antichissima tradizione di rapporti, intensissimi legami tra l'Italia e il Libano, rinsaldati da intense cooperazioni degli scorsi anni, da molti anni. E questo ovviamente è un legame che si è ravvivato ancora di più in questo momento di emergenza. L'Italia è stata subito in prima linea e continuerà ad essere in prima linea per rispondere a questa fase di emergenza e anche a quella ancora più complessa della prima ricostruzione. Siamo intervenuti subito quando abbiamo esplosa la tragedia, con la nostra protezione civile, con i nostri aiuti sanitari, con i nostri aiuti umanitari. Abbiamo subito messo a punto una operazione umanitaria, emergenza Cedri l'abbiamo chiamata, che ha portato a Beirut un ospedale militare da campo che oggi visiterò, con capacità avanzate, anche con posti di terapia intensiva, e abbiamo subito inserito in questa operazione anche compreso il genio militare per concorrere ovviamente insieme alle forze armate libanesi alla rimozione delle macerie. Questo è il momento di rimboccarsi le maniche e di guardare avanti, nonostante la tragedia, nonostante la sofferenza. E per far questo bisogna ricostruire anche la fiducia dei cittadini, la fiducia dei cittadini tra di loro e nelle istituzioni, per scrivere una nuova pagina di coesione nazionale. È una sfida impegnativa, ma è un obiettivo a portata di mano che può essere raggiunto se le autorità libanesi si impegneranno tutte in un processo di rinnovamento delle istituzioni e anche della governance. Un processo peraltro di rinnovamento che chiaramente la società civile, il popolo libanese chiede da tempo. L'Italia ha profondo rispetto delle prerogative sovrane del popolo libanese, ma rimarrà al suo fianco auspicando che si possa formare al più presto un nuovo governo che si occupi della ricostruzione e di avviare un programma urgente di riforme per rispondere alle legittime richieste della popolazione e disegnare insieme il Libano di domani. Ho espresso questa posizione, queste considerazioni al Presidente Aoun, col quale ho terminato il colloquio. Continuerò a esprimere queste considerazioni anche con le autorità che incontrerò nel corso della giornata. L'Italia contribuirà darà un forte sostegno per la stabilità e per la crescita socio-economica del Libano. Il Libano, e concludo, ha diritto a un futuro di pace e di prosperità, ma anche il dovere e la responsabilità di costruire questo percorso per realizzare al più presto questo futuro di pace e di prosperità. Il Libano può contare sull'Italia e sul ruolo che l'Italia svolgerà anche in seno all'Unione Europea e alla comunità internazionale per dare un contributo per realizzare questo risultato.